Erano specializzati in furti di denaro contenuto in slot machine e operavano nei bar e nei tabacchi di tutto il centro-nord Italia. Due romeni provenienti da Bologna di 30 e 50 anni, ieri pomeriggio poco dopo le 14:30, sono stati tratti in arresto dagli agenti del commissariato di Fano, guidati dal dirigente Stefano Seretti. Sì, abbiamo tratto in arresto due rumeni specializzati, uno costituiscono una banda proprio specializzata nel depredare i bar tabacchi. Di depredare di tutti i soldi contenuti all'interno delle slot machine. La loro peculiarità era quella di commettere i furti durante l'orario di apertura dei negozi. Avevano un grimaldello, una chiave speciale con la quale riuscivano ad aprire le macchine e da qui togliere tutto il contenuto, tutti i soldi, i 2 euro che erano contenuti all'interno, per cifre anche molto elevate. Abbiamo rinvenuto 1.300 euro in contanti appena trafugati. E il danno che avevano compiuto ai danni di un bar di Fano, in una zona molto centrale di Fano, era di circa 10.000 euro per altri 2 furti compiuti in precedenza. La loro tecnica era sempre la stessa. Il più giovane faceva da palo all'ingresso del bar, mentre rimaneva in contatto telefonico via Bluetooth con il cinquantenne, che stava invece nella stanza in cui erano posizionate le slot machine. Nel momento in cui erano assenti i clienti o il personale, scattava il piano. Ma ieri qualcosa è andato storto perché i titolari del bar Badioli in via Flaminia si sono accorti e hanno lanciato l'allarme. Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di bloccare e ammanettare i 2 in flagranza di reato. Oggi poi è avvenuta la convalida per direttissima. Accusati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimandelli atti allo scasso, sono stati condannati a 1 anno e 4 mesi e a 600 euro di multa. Sono in corso ora degli accertamenti per verificare se la coppia abbia messo a segno altri furti nel territorio fanese.